Salve a tutti e bentrovati a Dialoghi, uno spazio dedicato alle arti e alla presentazione di progetti creativi. Oggi ho il piacere di avere con noi in collegamento dalla mia città Velletri, quindi mio concittadino Luca Leoni, che è laureato in lingue e letterature straniere moderne ed è qui con noi per la seconda volta, perché tra l'altro Luca, tu sei stato il primo che io ho ospitato qui a Dialoghi a dicembre dell'anno scorso, quindi proprio nel giorno della vigilia di Natale, in attesa del Ti ho bambinello. portato bene. Eh sì! Eh sì, Allora. anche perché il 24 dicembre, in E attesa del allora. bambinello, quindi siamo stati. Va bene. E Luca, come dicevo, è stato ospite con noi per parlare di un suo precedente libro, che è Ladri di Lucciole. Poi alla fine della puntata metterò di nuovo il link in modo che possiate approfondire su questo altro lavoro pubblicato da lui, appunto. Precedentemente. Oggi invece Luca è qui con noi per parlare del suo nuovo lavoro pubblicato dal titolo Maria Pasqua, che è, di cui ha curato la traduzione dall'inglese e tutto, diciamo, l'apparato iconografico, ma ci parlerà, ci spiegherà meglio lui adesso. Quindi Luca, io ti do intanto il benvenuto e ti ringrazio per essere di nuovo qui con noi. Grazie e ben trovata. Allora Luca, domanda di rito molto originale. Come è nato questo progetto su Maria Pasqua e perché questo lavoro tutto al femminile, diciamo, se parliamo dell'argomento? Maria Pasqua è una storia lunga, fatta di peripezie e anche, secondo me, di acrobazie, perché è già in sé il modo in cui è nata, il modo in cui si è sviluppata è qualcosa di molto particolare. Allora, cominciamo subito dicendo una cosa. Maria Pasqua, abruzzese o bruzzese, il cognome è abbastanza, diciamo così, Indicativo. da collocare, perché poi con gli addetti all'anagrafe, che spesso erano semi-analfabeti, sono usciti fuori dei cognomi che pure da noi a Velletri sono riusciti a fare delle cose impensabili. Quindi ecco, allora Maria Pasqua è una bambina che nasce a Velletri nel 1856 da genitori provenienti da Gallinaro, che attualmente è in provincia di Frosinone, ma all'epoca era il paesino di un altro stato, che era lo stato delle Due Sicilie, mentre qui era stato pontificio. Quindi loro erano degli stranieri, degli alieni, come si dice anche, no, quando ci sono Sì. questi, no, questi immigrati. Quindi loro erano degli stranieri che vennero a Velletri per motivi di sopravvivenza, perché il flusso migratorio da quelle parti, ma anche da altre regioni d'Italia, da zone tipo dalle Marche, dall'Umbria, verso Velletri, era qualcosa di molto molto attivo, ma risalente a secoli dietro. Quindi, perché Velletri aveva una certa ricchezza. La ricchezza gliela dava la natura, perché aveva questa posizione, ancora questa posizione invidiabile fra montagna e mare, e qui viene tutto, cioè qualsiasi cosa coltivi viene alla grande. Quindi c'è questa grande fertilità del luogo che, per esempio, ha dato vita a secoli di trionfi per quanto riguarda i vini. Quindi, e la vigna veniva lavorata a mano fino a qualche decennio fa, fino all'avvento dei trattori e di altre, no, e di altre diciamo, di altri Tecnologie, sì. strumenti a motore non umani. Quindi c'era una grande richiesta di manovalanza, e quindi era una grande fonte di attrazione per chiunque avesse voluto lavorare. Quindi, se volevi lavorare, andavi a Velletri e facevi le tue giornate. Io mi ricordo addirittura un amico di Paliano che negli inizi della seconda metà del Novecento, il padre veniva apposta a Velletri a zappare. Quindi partiva da Paliano, prendeva il tram e veniva a Velletri a zappare. Quindi quando ci voleva più tempo per viaggiare che per lavorare, ma tuttora Più noi pendolari non è che ci o facciamo molto meno, sì, lungo, stiamo con i nostri eh? potenti mezzi. Esatto. Con i nostri potenti treni, i nostri potenti autobus. E quindi Maria Pasqua nasce a Velletri da questi genitori di Gallinaro, viene battezzata nella cattedrale di San Clemente, e piano piano questa bambina viene portata dal padre e insieme alla madre, vestiti nei costumi sociali dell'epoca, andavano a Roma a posare per i pittori che dipingevano questi quadri con questi soggetti
pittoreschi, perché il ciociaro, le cioce, è una scarpa pittoresca che la trovi soltanto qui nella provincia di Frosinone. Quindi all'epoca, per un danese che veniva a Roma e vedeva queste scarpe, diceva: oh, ma questi, no, questi li devo per forza immortalare. Quindi c'era questa gara al ritrarre i personaggi sociali, perché erano pittoreschi, avevano quella particolarità, erano esotici, Sì, infatti erano vedo esotici. dietro di te qualche immagine, tra l'altro, che si riferisce Sì, proprio ai dietro costumi. ci sono ritratti e foto addirittura di Maria Pasqua, eseguiti da pittori soprattutto stranieri, che francesi soprattutto, perché lei a Roma con il padre fu, diciamo, immortalata, ma ancora è tutto da trovare, perché molti di questi dipinti sono in musei o collezioni private, e l'identità di Maria Pasqua va trovata. C'è un modo per riconoscerla, perché Maria Pasqua aveva delle caratteristiche somatiche molto, molto, mo molto chiare, quindi è abbastanza individuabile. Quindi lei diventa questa star, questa stella dell'immagine, no? Quindi è una top model, se vogliamo, no? La top model della seconda metà dell'Ottocento, a tal punto che il padre si mette in testa di andare a Parigi, prenderla e andare a Parigi. E loro nel 1862 partono da Roma, anzi da Velletri, e vanno a piedi e con mezzi di fortuna fino a Parigi. Mamma mia. A Parigi lui va a colpo sicuro, perché a Parigi c'era già il quartiere latino, che era pieno di italiani, o comunque e c'aveva anche i suoi contatti sociali, perché i sociali sono molto solidali fra loro, come tutti gli italiani che si rispettino. E quindi lui andò lì con questa bambina, a colpo sicuro, e lì iniziò a fare un marketing per la figlia, e iniziò a richiamare l'attenzione di questi pittori francesi. Lei era questa bambina, colpiva per la sua bellezza, no? Quindi i pittori francesi cercavano questo lato esotico di questa bambina, e quindi facevano una gara per ritrarla. Anche lì, chissà quanti ritratti di Maria Pasqua che non sono stati conservati in musei pubblici, e magari chissà in quali collezioni private, stanno lì e non sanno chi è. Quindi il padre la porta lì, e lei viene ritratta dai più importanti pittori francesi di quegli anni, 62-63, 1863, e non solo, ma alcuni suoi dipinti vengono esposti ad una mostra che si teneva tutti gli anni. Era il Paris Salon, che era una specie di biennale nella quale venivano esposti dei dipinti di vario genere. Sì. Lei era quella, era, lei era l'ospite fissa. Quindi questa sua prestanza, quindi questa sua fotogenicità, la portò al punto che una nobile francese, una certa Madame de Noailles, che non ha figli, vede questa bambina, vede questo ritratto, scusa, questo ritratto, e lei si innamora di questo ritratto, al punto che dice: io voglio vedere chi è la modella di questo ritratto, perché voglio vederla, perché questa attrazione particolare della bellezza. E lei riesce a contattare il padre, che si chiamava Domenico, che era un tipico nome ciociaro. Domenico, molti ciociari si chiamano Domenico, quindi è un nome tipicamente ciociaro. Riesce a contattare Domenico. Domenico le porta sua figlia e la fa vedere per ammirarla. E non solo, questa Madame de Noailles, ricchissima, era una donna ricchissima, aveva ereditato tanto, tanto denaro. Aveva proprietà sia in Francia che in Inghilterra. Lei propone al padre di comprare questa figlia. E Addirittura. il padre che fa? Accetta. Dice:
Ma tanto, cioè, ma sì, ma tanto è qualche anno, facciamo un comodato d'uso e contrattano sul prezzo. Lui credeva di fare chissà quale affare, invece alla fine lei si è dato delle briciole, perché lei è talmente ricca che diceva: beh, dai, due borse d'oro e via via. E la cosa triste è che non si capisce se il padre veramente abbia sofferto di questa decisione e di questo distacco della figlia. Questa è la cosa tremenda, perché poi si capisce che lui aveva perso una vigna a Velletri per motivi di gioco, non si capisce per debiti, perché questo era uno scansafatiche. Si capiva che era uno scansafatiche che campava di espedienti usando la figlia, quindi la Per portava a posare. sopravvivenza proprio. Così, proprio gli espedienti, ecco, vivere di espedienti, quello era un espediente. E quindi non si capisce se veramente questo padre fece questo gesto per disperazione o invece per avidità, no? E quindi vedi questa bambina che fino alla morte, lei era del 56, morirà nel 39 in Inghilterra senza mai ritornare in Italia, mai. Lei più volte cercò di far capire che avrebbe avuto piacere di andare a vedere quelli che lei ricordava come i fratelli, come le sorelle, perché lei aveva fratelli e sorelle, ma il marito, che era molto geloso di lei, perché questa sua bellezza che conservò anche da adulta, il marito era molto geloso, e un po' il marito, un po' i figli credevano che lei andando, tornando in Italia, sarebbe scappata, come riportare una tigre nella foresta e questa, cioè, partiamo alla foresta, questa scappa, non le acchiappiamo più. Lei addirittura aveva lasciato questo, diciamo, questo testamento nel quale voleva essere sepolta in Italia, a Roma, si parlava di Roma, ma lei secondo me aveva una tale immagine sfocata dell'Italia, perché insomma se ne va che aveva 6 anni. Sì, certo. Quindi una bimbetta di 6 anni, per quanto possa essere vivido il suo ricordo dei luoghi, infatti lei ogni tanto nel libro ci sono dei ricordi che io poi ho cercato di collocare geograficamente, e probabilmente lei i ricordi ce li aveva, perché poi sono stato, appena quando ho finito la traduzione, siccome mi mancavano delle foto che non avevo di Gallinaro, Sì. e dei dintorni, io sono andato fisicamente a Gallinaro una mattina, era l'11 febbraio di quest'anno, e in quella mattina scoprì altre cose molto interessanti di questi luoghi. E lei, io dico che lei aveva una memoria fotografica di questi luoghi, quindi nonostante la sua età, lei aveva già elaborato tutto ciò che poteva elaborare della sua vita italiana. Sì. Quindi E lei, ecco, ogni tanto, e addirittura la cosa curiosa è che il marito diceva che lei parlava cociaro mentre dormiva. Quindi nei sogni lei aveva Era fuori l'origine. gli usciva fuori questa sua origine italiana. Maria Pasqua poi ha una vita, sì, una vita agiata, perché indubbiamente la contessa, la sua madre adottiva, no? Inglese, la porta in Inghilterra, e dopo averla fatta educare da suore, insomma, era una cosa molto seria, no? E quindi una cosa cattolica molto molto seria. Lei alla fine la fa sposare a un vedovo, a un medico vedovo che non aveva figli, aveva diversi anni più di lei. Ma lei alla fine accetta per vari condizionamenti e sposa questo vedovo, e vanno a abitare in questa campagna inglese nel Norfolk. E io, da quanto ho potuto percepire, una vita di una noia spaventosa. E non solo la noia, perché praticamente questo vedovo vede questa bella ragazza, quindi in pratica vede questo bell'animaletto. Se lo prende, se lo compra pure lui, è stata tutta una serie di acquisti. Quindi questa donna era un bel animaletto da prendere come, no, nella propria collezione.
lui praticamente la rinchiude in questa campagna, in questo agio della campagna inglese, e affetto 0,01, quindi c'è proprio questa freddezza di quest'uomo con il quale comunque Maria Pasqua concepisce quattro figli, non uno, quattro figli. E anche qui ci sono una donna e tre uomini nascono da quest'unione, e da quest'unione, tra l'altro, un figlio, l'ultimo, Martin, muore a 8 anni di polmonite. Questo è un lutto tremendo per Maria Pasqua, che poi neanche riesce a vederlo perché lui stava in un collegio di gesuiti. E muore lì e lei non riesce ad andarlo a vedere quando stava male, quindi viene a sapere che è morto senza averlo visto, senza averlo rivisto. Quindi, insomma, era. Abbastanza E l'altro movimentato, figlio, insomma. Dico, come? abbastanza movimentato a livello proprio di traumi continui, Ma perché molto poi. triste. Cioè, io. Poi l'altro figlio invece muore in una guerra. Fra inglesi e altre truppe, e è disperso, quindi neanche il corpo del figlio riesce a riavere. Quindi veramente questa donna ha avuto questa, e poi comincia quando poi comincia ad invecchiare e inizia a rendersi conto, secondo me, che non aveva la possibilità di tornare in Italia, quindi lei era condannata a rimanere in Inghilterra fino alla sua morte. Lei lì inizia a diventare ostile verso i figli. Inizia a litigare, per esempio, con la figlia Helena, che è la prima figlia, che è la nonna, aspetta, che è la madre dell'autrice di Sì, che poi ne Magdalene Goffin. parliamo, perché tu hai avuto contatti diretti con l'autrice, la Sì, nipote, no? Magdalene sì. Goffin. E quindi lei alla fine inizia a litigare, comincia a cambiare i testamenti perché lei la. Insomma, comincia ad essere la tigre in gabbia che poi però alla fine dovrà piegarsi a una vita che non le aveva dato la possibilità di tornare nei luoghi dove era Era cresciuta, nato. e erano i luoghi più belli della sua vita. Quindi la bellezza di quei luoghi che però in qualche modo lei fa trasparire come in dei flash durante questo romanzo, che è un romanzo biografico. Che è un Sì. romanzo, ma poche cose sono state inventate, perché allora lei muore nel 39, la figlia Helena nel 53 inizia a lavorare sulle memorie della madre, quindi comincia a elaborare la storia di questa donna molto particolare, di questa straniera, di questa italiana, che lei comincia a lavorare a questa vita, biografia di questa madre, insieme al fratello, perché Maria Pasqua ebbe anche un figlio maschio che poi diventò frate benedettino, Sì. e lui fu anche lui decisivo, perché questo era un grande storico, un grande ricercatore, e anche lui contribuisce a far partire questo lavoro di raccolta di dati per far conoscere la vita singolare di questa donna. Poi nel 72 tutto questo materiale viene dato, consegnato a Magdalene Goffin, che lo prende e in 7 anni pubblica il romanzo, che è questo, Sì, facciamolo vedere, eccolo qua. Sì. Maria Pasqua, che è pubblicato nel 1979 Svolto. dalla Oxford University Press. E, ecco, peraltro dietro c'è una delle foto di Maria Pasqua. Bellissima. Questa è Maria Pasqua quando sposò il medico inglese, che è vedovo. Sì. Allora, qui nasce il contatto con Velletri, anzi il ritorno a Velletri, che Sì. anche questo è complicato, perché allora nel 79, quindi poco dopo che il libro è stato pubblicato, un pilota di aerei dell'allora Alitalia di Velletri, che si chiamava Giuseppe Tibaldi, fa scalo a Sydney, e a Sydney, mentre sta lì qualche giorno, sfoglia le varie riviste, i vari giornali, e trova un trafiletto piccolo in inglese dove è
scritta la recensione a questo libro. E in quel libro, in quel c'era la parola Velletri. Quindi lui, ding, gli si erizzano Antenne. le antenne, taglia, ritaglia l'articolo, lo mette in valigia e se lo porta, e se lo riporta in patria. Però dal 79 questo trafiletto, guarda caso, esce fuori intorno al 95. Quindi vedi come la storia di Maria Pasqua è molto, ha una gestazione lunghissima. Nel 95 io conosco Guido Di Vito, il compianto Guido Di Vito, che allora era uno dei principali direttori della Torre, del settimanale La Torre, e lui mi parla di questa storia, sapendo che io conoscevo l'inglese, e quindi diceva, vedi, e lui fa degli articoli ispirati a questa storia, quindi parla tutta la storia, e quindi riesce a far conoscere questa storia. Ma la storia, a me inizia a venire l'idea di trovare il romanzo originale e fare una traduzione, perché non tutti i nostri compaesani parlano inglese, quindi Certo. secondo me era giusto mettere a disposizione dei nostri concittadini qualcosa di leggibile. E una cosa, l'altra, nel 2008 io inizio a fare questa traduzione e poi comincio anche a cercare degli sponsor per pubblicare questa traduzione, degli editori. Sì. Zero. Andrei perfino a Gallinaro a cercare il sindaco di Gallinaro, cioè una cosa che ovviamente non si fece trovare, quello è il problema, eh? Perché dice, ma questo cioè, quindi già te pigliano per noi, non siamo normali, ricordalo Serena, Lo so ricordalo, benissimo, guarda. non siamo normali ed è giusto che siamo così. sì. Quindi la cosa si impantana, poi provo, anche prima della pandemia ho provato a trovare qualche cosa da qualche editore, ma non andava come dicevo io, perché io nel frattempo avevo contattato Magdalene Goffin, Nipote, con la quale certo. delle lettere cartacee, delle lettere scritte quando ancora c'era la carta, quindi, e lei è contentissima di questa iniziativa, dice io ne sarei felicissima, e troviamo un patto nel quale io mi impegnavo a pubblicare questa traduzione senza fini di lucro, cioè io pubblico la traduzione, tra l'altro questa traduzione oltre al cartaceo verrà messa anche online Ah, prossimamente perfetto. sul sito dell'editore Controluce, Sì. che è l'editore che ha accolto la mia proposta e ha curato l'edizione di questa traduzione, Sì. che è questa, no? Che è questa, Sì. questa, Tra l'altro, questa Maria diciamolo, Paolo. Luca, il libro cartaceo è disponibile solo ed esclusivamente presso, almeno attualmente, la libreria numero 6 di Velletri, giusto? Sì, esatto. Ok. Tra l'altro abbiamo stampato poche copie perché è stata una. In tutto abbiamo stampato 50 copie, 35 le ho prese io e 15 le ha prese l'editore e ognuno se le è pagate. Quindi Sì. è stato un investimento per amore, Certo. perché se uno pensa ai magheggi commerciali, certe cose non le fai. Se Sì. tu fai le cose, se questo io l'avessi fatto per motivi commerciali, non l'avrei fatto. Perché prima o poi arriva sempre il personaggio che, il fenomeno lo chiamo io, che crede di arrivare e fare un po', no? Editore vuol dire Edo, Magno. Quindi l'editore in un certo senso può essere visto anche come un pappone, Sì, ho capito cosa intendi, no? sì. Però non è così. E quindi ecco, abbiamo anticipato i costi della stampa. Io e l'editore, che è Armando Guidoni, Sì. insieme a Tarquinio Minotti, che è il suo, che è l'altro factotum delle edizioni Controluce di Montecompatri, e che ovviamente ringrazio perché mi hanno dato la Certo. possibilità di realizzare Non è questa cosa. scontato, tra l'altro, No. perché insomma, No, poi non so neanche di qua, quindi dice, ah, ma a me che ci frega, che qui è così, quindi siamo costellati da presenze straniere nelle cose che facciamo, Sì. perché gli stranieri, tra virgolette, ci aiutano a farle perché capiscono l'intenzione e la buona causa della cosa. I nostri concittadini vedo che Ascolta, Luca, sono un volevo po'. chiederti una cosa, no? Che cos'è che ti ha spinto? Cioè, tu come hai conosciuto questa storia? Al di là delle origini comuni, no? Perché anche l'origine della tua famiglia è ciociara.
Come sei entrato in contatto con questa realtà di Maria Ma io Pascoli? anzitutto avevo. È stato difficilissimo contattare Magdalene Goffi. Difficilissimo, difficilissimo. Perché lei era nascosta in questa campagna inglese ed era inaccessibile. Inaccessibile. Un po' come la madre, diciamo. Io ho provato a scrivere all'editore Oxford University Press, che è l'editore della prima edizione del 79. Lei poi ne farà un'altra nel 2009 Sì. per la Faber and Faber. Ma 2009 cambia molte cose. Io ho tradotto quella del 79, che era molto più ricca di quella del 2009. Nel 2009 lei ha semplificato qualcosa che riteneva giusto semplificare. È Sì. stato difficile trovare Magdalene Goffin, l'ho trovata grazie a una signora che aveva avuto a che fare con lei. Insomma, alla fine sono riuscita. Io poi, quando mi ci metto, riesco. Sì, abbiamo visto. Quindi. Questa cosa nel 2008, mentre io traducevo Maria Pasqua, mi si sono aperti dei mondi che ho messo nero su bianco. Per esempio, questo rapporto fra Velleri e la sociaria, prima di tutto ci sono questi flussi migratori, quindi queste famiglie, questi cognomi. Io sono andato nel paese di origine dei miei antenati, che facevano di cognome Leone, Leone singolare, poi ovviamente storpiati dagli addetti all'anagrafe dei Velletri, dai Leoni, quindi è tutto un lavoro decesello. Sì. Nell'altare, nel monumento dei caduti di San Donato Valcomino, ho trovato tanti cognomi velletrani. Quindi ecco, vedi che questi nostri cognomi in gran parte vengono da lì. Quindi. E poi diciamo che questa immigrazione ciociara ha salvato, se possiamo dire, Velletri non dico dall'estinzione, ma comunque ha portato una linfa vitale anche proprio nelle unioni fra persone che poi hanno avuto i matrimoni, che hanno portato sangue nuovo. Altrimenti si sposa, come visto, come i vari nobili che si sposavano fra Tra loro, loro, fra sì. tutti, poi venivano fuori le malattie, Sì, cose, cose, vabbè. emofilia. Invece no, questi flussi migratori hanno portato, hanno, come dice, rinverdito il DNA dei Velletrani, che non sono più Autoctono. Velletrani, ma sono frutto di questi, no, di queste, no, di queste. Incroci Sì, culturali. di questi. Quindi ci sono questi cognomi e tra l'altro domani Edoardo Leoni, mio parente, che sta studiando proprio queste famiglie provenienti dalla ciociaria Velletri, sta facendo uno studio che pubblicherà e domani ne parleremo di questo, dei cognomi che uno non si immagina ma sono di originali di lì. Poi ci sono poi il cibo. Noi mangiamo tante cose che vengono dalla ciociaria, tante ricette, così come abbiamo nella cucina romana tante ricette che sono ebraiche e quindi fanno parte di una tradizione plurisecolare. Sì. Poi il vestiario, cioè quando vedevi queste donne, che adesso le vedi soltanto nelle foto al cimitero, queste donne con questi vestiti lunghi, li chiamavano i guarnelli, questi guarnelli erano tipicamente ciociari. Se pensiamo alla oreficeria, gli orecchini, il corallo, questo uso del corallo che era una cosa, normale, ma era una cosa proveniente dalla ciociaria. Quindi sono tutte cose che a livello culturale è un mondo, è un mondo che secondo me andrebbe proposto, andrebbe studiato, andrebbe fatto conoscere. E tra l'altro il costume ciociaro ha una presenza enorme nella pittura, ma anche nella scultura di Europa, ma anche degli Stati Uniti d'America. Perché tutti questi artisti che venivano qui e vedevano che venivano colpiti da queste donne vestite in questo o anche di questi uomini, venivano ispirati. Poi questa coincidenza si può riallacciare lontanamente a Giovanna Romani, anche lei di origine ciociara, Giovanna Carolina Carlesimo, era questo il suo vero nome, che in qualche modo va a finire pure lei a Parigi. Quindi cioè, la cosa interessante è che Maria Pasqua e
ma Giovanna Carolina Carlesimo stavano a Parigi più o meno, no, nello stesso Nello periodo. stesso Quindi vedi, periodo. vedi come sempre al femminile. E poi io dico che queste donne venivano considerate merce di scambio, perché non è molto tempo che nella mentalità locale nostra qui la figlia femmina doveva essere sistemata prima possibile, perché se ne stava a casa diventava o zitella o veniva considerata una poco di buono. Perché com'è che si sposa? C'è Com'è che si è la sposata? magagna. Che cosa nuova? Allora, capito? Quindi questo è uno degli aspetti di questa storia, che Luca. ripeto, è una storia interessante perché fatta di ricordi e di una storia vissuta altrove. Ascolta Luca, secondo te, questo è sicuramente comunque un augurio che possiamo farci, no? Perché poi comunque effettivamente la storia di Maria Pasqua rappresenta, come tu stesso ci stai dicendo, comunque la storia anche di altre donne o di altre persone che comunque hanno vissuto, ecco, come Juana Romani, ma anche altre di cui non conosciamo, tra virgolette, sono anonime, ma anonime non sono perché sono ovviamente Ma assegnate. ti faccio un altro nome, è quello di Virginia Vezzi. Però Virginia Vezzi era Infatti. una pittrice di Velletri, che tra l'altro c'è anche la strada intitolata Esatto, sì. dagli Atlantici che va verso la salita dell'ospedale. Virginia Vezzi era una pittrice veliterna che sposò un pittore tra i più famosi francesi, che era un pittore di colore, Simone Vouet, e sposò. Ah, Simone Vouet la sposò e se la portò in Francia, e lei in Francia È fu in la Francia. musa ispiratrice di tanti guari del marito. Lei fu addirittura sepolta, se non sbaglio, in una chiesa insieme al marito, e poi questa tomba fu profanata durante la Rivoluzione francese. Quindi, però era riuscita, donna, era riuscita a trovare questa fama. Quindi vedi che non tutte le donne vanno a finire in un certo modo, quindi c'è No, infatti. qualcuno. E secondo te, Luca, appunto mi riallaccio a quello che stavo dicendo, no? Appunto perché Maria Pasqua rappresenta la storia di, simbolicamente la storia di altre donne, ma possiamo considerare un po' questo libro e questa traduzione un po' come un riscatto per Maria Pasqua, no? Perché effettivamente è tornata a Velletri con la sua storia, almeno con la Ma sua storia. il mio intento è questo, quello di far conoscere ai nostri concittadini, e non solo, una storia che poteva essere la storia di qualsiasi nostra parente. Sì. Io qualche mese fa, quando ho pubblicato, io tra l'altro sto periodo sono un po' pericoloso, perché in 9 mesi ho pubblicato 3 libri, quindi mi devo calmare un attimo, e mi impegno a calmarmi un attimo. Vabbè, se viene, giustamente, se uno c'ha da dire, dice. E in questo tetrale di cui tu parlavi, La di Tucciole, anche quello è un testo al femminile che parla di una donna veramente esistita, che era una zia di mio padre, che siccome non aveva dei problemi psichici, Sì. lei a un certo punto fu portata a Roma dalle altre 5 sorelle, a Santa Maria della Pietà, che era il manicomio di Roma sopra a Monte Mario, e nel 1933 fu dimenticata. Lei morirà nel 67 in un istituto per persone con problemi vari, ma nessuno l'ha mai cercata. Sì. Quindi, vedi, la donna, e soprattutto in questo caso una donna con problemi di salute, problemi grazie ai quali è diversa, quindi questa diversità, oppure donne che da qui, io so di donne che sono andate, per fortuna nel secolo scorso, venivano mandate dai genitori a servizio dai signori a Roma, e c'era questa usanza tremenda, cioè i soldi che loro prendevano per il loro lavoro di golf, di babysitter, tu stavi lì, dormivi a casa con la famiglia che ti aveva ospitato, per la quale lavoravi, i soldi che prendevano li dovevano posare a casa dal padre. Tutti i soldi, perché loro erano spesate. Quindi, siccome lì loro avevano vitto e alloggio, che ci fai con i soldi? Beh, certo. Quindi, anche lì, molte donne hanno cercato di sposare qualcuno prima possibile per sfuggire a questo
sistema che si chiamava famiglia, Già, già. ma che era un sistema, se vogliamo pensare, di sfruttamento, perché Sì, è più un'industria, insomma, carne da macello, se vogliamo. facevano i figli per metterli a lavorare e riposarsi. Io sono il padre, ho fatto 10 figli. Ah, come riposo? Andate a lavorare, portate i soldi a casa, il famoso portate i soldi a casa che ancora si sente echeggiare. Quindi era un sistema un po' discutibile. Poi magari queste donne sposavano qualcuno che era peggio del padre, perché Ah magari poi. sì, beh, i modelli erano quelli, insomma, non è che si sfuggiva tanto facilmente, a meno che, ecco, non fosse una donna un po' sveglia, come a volte accadeva, e spesso Ma la... la donna sveglia, se È si quello! ritrovava, era finita, perché a casa dai genitori non tornavi. Ah, tu sei andata, sposato, mo sono affari tuoi. Quindi, Certo. no, c'era questa mentalità un po' Oppure, sì, particolare. oppure erano considerate streghe, pericolose, e facevano la famosa isteria, no? Per cui venivano Ma sottoposte. la cosa che scandalizzava era che, ma ancora negli anni 50, era che una donna prendesse la patente di guida. Sì. Quella porta la macchina. Stai attento a quella. Quindi le madri che dicevano ai figli maschi, non ta via che la porta la macchina, capito? Cioè, Sì, in un certo mettiti senso. Poi, sotto, cioè, che c'è? e poi per certi versi erano più carnefici le donne matrone che gli uomini, poi per certi versi, perché poi facevano, insomma, un po' come posso dire, un po' il capo della situazione. Ecco, Non però. dimentichiamo qui i famosi casini a Roma, che erano gestiti da donne, Eh sì. che venivano chiamate le madri badesse, no? Sì. Quindi era un sistema, magari dietro c'era sempre l'uomo sfruttatore, però alla fine ufficialmente c'era la madre badessa che Sì. gestiva Poi questa casa molto diciamo, particolare. insomma, chi ci segue per approfondire anche questa storia molto importante di cui ci hai parlato tu la volta scorsa, appunto i ladri di Lucide, di questa situazione con, diciamo, familiare, che però rappresenta anche qui la storia di altre persone, altre donne che si sono ritrovate appunto ricoverate o comunque costrette in situazioni per delle problematiche personali e appunto, come dicevo, metteremo poi a fine puntata il link per chi vuole approfondire anche su quello che tu ci racconti con Ladri di Lucciole. Invece, Luca, torniamo a questo lavoro di Maria Pasqua. Allora, abbiamo detto che è disponibile intanto come cartaceo la libreria numero 6 che si trova a Sì, Velletri, in via Croce numero 6, appunto, dal famoso famoso Zacchero, come lo chiamiamo noi, Zacchero. Roberto Zaccagnini, sì. Sì. E sarà disponibile anche online, poi ovviamente darai tu comunicazione sul sito, immagino, del Controluce, quindi delle edizioni. E diciamo anche, ecco, che noi pubblichiamo, ecco, questa intervista oggi, ma alle 17, oggi di sabato, a Velletri, presso la Sala Paolini, al Museo Diocesano di Velletri, sarà presentata, farai proprio la presentazione fisica del libro, per cui invitiamo chi ci segue, soprattutto di Velletri dintorni, insomma, a venire ad approfondire. E Sì. ci sarà una mia amica virtuale che è Romana Santopadre, che io ho conosciuto tramite Facebook tanti anni Sì. fa, che è una grande ricercatrice del costume sociaro e tutto ciò che riguarda, perché lei è di Arce, abita ad Arce, provincia di Frosinone, e quindi si farà questo viaggio a Velletri domani col marito. Lei ha curato il E saggio, giusto per questo libro, la parte del lei ha saggio. scritto, si chiesa, ha scritto un breve saggio, sì. E tra l'altro il marito è il cugino di una nota insegnante di Velletri. Quindi, che sta qui perché il padre era guardia carceraria a Velletri. Quindi da Insomma, Arce è torna venuto tutto per qua. lavoro e sono rimasti a Velletri. Sono tutti legami creati Tornano. da esigenze lavorative, perché se vuoi lavorare, come chi va a Roma e torna da Roma, se vuoi mangiare, quello c'è. Ah, beh, certo. Quindi. E Luca, invece, chi volesse approfondire, insomma, contattarti, dove può trovarti? Ovviamente i vari social, dici tu. Ma io sto su Facebook, quindi praticamente ci dormo, ci mangio, ci Sì, faccio tutto. quindi sanno dove trovarti, insomma, ecco. Però attenzione, io sono molto permaloso, quindi quelli che mi vanno, io acchiappo e blocco proprio, ma senza problema. Poi è bello perché li incontri per strada e ti guardano. Sì.
Che c'è? Dai, no. No, vabbè. Dai. Torniamo, diciamo, in noi, perché poi se ci lasciamo andare, tra me e te, insomma, che siamo, insomma, personaggi, io nel mio piccolo per certi versi scomoda, per altri versi, quindi vabbè, lasciamo questo alone di... Però stai imparando a suonare bene il basso come papà, quindi vabbè, mi do da fare, speriamo, falli speriamo di... rosicà, falli rosicà, sti musicisti, falli rosicà. Vabbè, Luca, io ti ringrazio veramente tanto per averci raccontato di Maria Pasqua e sono contenta, insomma, che in un modo o nell'altro, insomma, anche io nel mio piccolo, insomma, abbiamo dato voce a lei che in un certo modo è potuto tornare a vedere, così come anche altre donne che hanno avuto una storia simile e tu ce ne hai parlato. E ovviamente ti rinnovo l'invito a tornare per il tuo prossimo lavoro, che sarà magari a breve, visto che la C'è parecchia produzione. robetta, ho parecchia robetta nei cassetti. Ecco, apposta. E quindi ti rinnovo l'invito. Io ringrazio voi per averci seguito e vi invito anche a guardare la puntata precedente, perché anche quello, come dicevamo, è una storia molto interessante, la Tre di Lucciole. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Dialoghi. Luca, io ti ringrazio e alla prossima volta, quindi. A Grazie presto. a te. Ciao a Grazie tutti. Ciao Luca. a te. Ciao. Allora.